Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovissimo video dell'Attacco dei Giganti, quarta stagione! Oh, finalmente siamo tornati ragazzi, io sono felicissimo, è tornata una nuova stagione dell'Attacco dei Giganti e ovviamente tornano anche queste analisi settimanali che usciranno ogni venerdì verso le 9:30. Se invece volete guardare insieme a me e insieme ad altre persone che la guardano insieme a me la puntata, ci vediamo martedì alle 21 su Twitch per il Watch Party ogni settimana della nuova puntata. Sarà richiesto Prime Video perché è una funzione proprio di Prime Video, ma se non ce l'avete potete iscrivervi gratis per 30 giorni. In ogni caso trovate tutti i link in descrizione. Ultima cosa, prima di passare alla puntata, se ancora non l'avete visto questo nuovissimo episodio, nel link qui sotto vi metto dove potete recuperarlo, perché Prime Video e Vivid fanno il simulcast, quindi se siete iscritti a Prime Video, così già potete fare il Watch Together come avevo visto prima, potete vederlo su lì, altrimenti Vid è un sito legale completamente gratuito, quindi non necessita di altro se non della registrazione per poter vedere non solo questa nuova puntata, ma anche tutte le altre, un sacco di altre anime e tante altre cose. Quindi davvero fate un giretto qua sotto se ancora non avete visto la puntata. Detto questo, direi di passare subito a parlare della puntata, la prima puntata della quarta stagione, che si intitola proprio Al di là del mare, perché di fatto ci troviamo al di là del mare, ci troviamo sul continente di Marley, in cui a quanto pare imperversa una guerra da ormai 4 anni, guarda caso, proprio da quando è stata fallita la missione del recupero del gigante fondatore su Paradis. Difatti ce lo conferma anche Zeke più avanti nell'episodio, che è proprio per questo che è scattata la guerra. Ma non corriamo troppo avanti, perché facciamo subito la conoscenza di personaggi completamente nuovi. Incontriamo subito Falco, che viene salvato dal fratello maggiore Colt, viene portato in trincea proprio all'ultimo prima che esplodesse o morisse malissimo. E in trincea incontriamo Gabi, una grande rivale di Falco a quanto pare, ed è quella che sta mirando più di tutti ad ottenere in futuro il potere del gigante corazzato, perché manca ormai poco perché Reiner debba cederlo. Questa nuova quarta stagione, infatti, inizia 4 anni dopo la fine della terza, quindi comunque c'è stato un grosso time skip di cui purtroppo non vediamo gli effetti su Paradis, ma solo su Marley. Ma non preoccupatevi che quando si arriva a vedere cosa è successo a Paradise, ragazzi, voi non avete idea. Se leggete il manga ce l'avete, ma voi non avete idea. E tra l'altro è interessantissimo notare come Gabi non sia altro che una sorta di corrispettivo di Eren. Eren infatti nella primissima puntata aveva questo grande obiettivo: io ucciderò tutti i giganti! Quando avrò fatto il bagno nel sangue dei giganti, loro ricorderanno il mio nome! E sapete perché? Perché ho cazzo a trivello. Facciamo la citazione completa già che ci siamo. Mentre Gabi nutre un po' lo stesso sentimento ma per gli Eldiani dell'Isola Paradis, per quei demoni dal sangue impuro che hanno lasciato il resto degli Eldiani a soffrire sul continente. Diciamo che ha una motivazione quasi altruista, perché dice che vuole liberare la gente del distretto per far sì che possano vivere con un pelo di dignità in più, ecco. Notiamo subito però che in realtà Gabi sia molto meno torda di Eren, dato che è grazie a lei che il super treno con le super armi contro i super giganti viene fatto deragliare, quindi poi possono essere gettati in campo i giganti e anche i giganti, quelli particolari, due dei 9 giganti, senza che essi corrano il rischio di letteralmente farsi ammazzare. E qui veniamo a una delle cose più interessanti dell'episodio, ossia com'è la concezione dei giganti e del potere dei giganti a Marley. Perché lì non è altro che una mera arma da utilizzare in guerra, il potere del gigante. Che sia il potere dei 9 giganti o che siano i giganti puri, vengono letteralmente utilizzati come armi e basta. Vediamo infatti un nuovo gigante, il gigante a quanto pare del signor Galliard, con questa sorta di scheletro e dei capelli e una barba che sembra una criniera leonina, a quanto pare. E poi vediamo di nuovo il gigante quadrupede, che questa volta si trasforma in un fottuto Metal Gear. E di fatto sono mandati in campo come armi. Sono delle semplici armi per combattere una guerra. Anche Reiner e Zeke ovviamente fanno parte di tutto questo meccanismo. Reiner viene gettato dopo la pioggia di giganti, mamma mia che scena quella ragazzi, poi ci torneremo sopra, viene gettato appunto nel forte e ha la missione di distruggere tutte le armi antigiganti, se non fosse che se la vede davvero brutta. E vediamo come
delle armi costruite dall'uomo riescono a perforare anche la corazza del gigante corazzato. Insomma, che sia davvero arrivato il tramonto del potere dei giganti in favore della tecnologia umana? A quanto pare, ragazzi, direi proprio di sì, perché è proprio la riflessione della fine di questo episodio. Non facciamo in tempo a scoprire cosa c'è fuori dalle mura, qual è la vera natura dei giganti, che già i giganti stanno diventando obsoleti. Questa è una cosa molto, molto interessante, a parer mio. Mentre su Paradis avevamo i giganti che erano fonte di paura, di spavento, di morte, erano letteralmente implacabili, su Marley invece già non servono più a nulla e quasi non fanno più paura. Cioè, in realtà fanno paura, perché quando appunto i giganti vengono fatti piovere sulla fortezza, mamma mia che scena, sono tutti molto spaventati, perché sono giganti puri che divorano le persone, per cui comunque è sempre brutto e spaventoso da vedere, ma francamente, rapportato ad una guerra mondiale che sembra si stia combattendo, capite bene che il potere dei giganti passa quasi in secondo piano, quando basterebbe un proiettile nella nuca e il gigante muore. Certo, un proiettile probabilmente grande così, ma comunque un'arma con un solo colpo ammazzerebbe un gigante. E non solo uno dei giganti puri, persino uno dei nove, perché Reiner se la vede brutta quando fa da schermo a Zeke per difenderlo dai colpi delle corazzate, che prima di affondare riescono a spararne a qualcuno. E se non ci fosse stato Reiner, che quasi moriva, Zeke lo salutavamo alla grande. E tra l'altro Reiner poco prima rischiava veramente di essere abbattuto da uno dei cannoni dei giganti se non fosse arrivato il signor Galliard nel suo gigante leone. Mascherato, sembra la CIA di Death Stranding, così. Ma vabbè, visto che l'abbiamo già menzionata due volte, parliamo di sta cazzo di pioggia dei giganti, una scena della Madonna, ma anche abbastanza inquietante, francamente, ragazzi, perché sono delle persone che non si sa bene in che stato siano, perché sono tipo incatenate con dei sacchi che gli contengono le gambe, e si vede che non è che stanno molto bene in testa, probabilmente sono storditi, sono sotto l'effetto di qualche sostanza. Vengono buttati giù paracadutati, Zeke tira un urlo, cioè letteralmente fa aaaaaah! E si trasformano tutti e piovono giganti sulla fortezza. Cioè, un'arma umana, letteralmente. Un bombardamento di giganti da un dirigibile. E dopo il trambusto ovviamente arriva Reiner che rischia di morire, arriva Zeke che fa fuori le navi, che però prende un colpo, ma Reiner si barra morendo quasi a sua volta. In sostanza questa prima puntata è molto ricca di azione, presenta molto bene quelli che saranno i nuovi personaggi quasi protagonisti di questo nuovo arco narrativo, e soprattutto la puntata finisce con una nota amarissima per Marley. Come già detto prima, il potere dei giganti sta perdendo la sua importanza, la sua rilevanza ai fini bellici. E sostanzialmente è solo per fini bellici che vengono utilizzati ormai i giganti. Ma se Marley, che aveva davvero affidato tanta della sua potenza bellica sui giganti, come farà? Adesso, non fosse stato per i giganti, Marley non avrebbe mai, mai conquistato quella fortezza. Mai, assolutamente, perché erano in una posizione di stallo. Avevano la marina nemica sul lato del porto, che comunque li avrebbe ammazzati tutti quanti. Il forte era praticamente inespugnabile, non ci fossero stati i giganti, Marley avrebbe perso, perché soprattutto non aveva l'avanzamento tecnologico necessario, a quanto pare. Magari se non avesse avuto i giganti avrebbe avuto, ma affidandosi proprio su questo potere, nada. Quindi abbiamo subito un finale agrodolce, anzi direi molto particolarmente amaro. Quello che abbiamo visto praticamente è già la fase finale del potere dei giganti sul continente. E anche qua, di nuovo, rinnovo il parallelismo di come qua ormai quasi dei giganti non si temano più perché sono facili da far fuori. Mentre sull'isola Paradis, cavoli, ve lo ricordate? Che nemico temibile erano i giganti? E io in teoria avrei anche finito di parlare della puntata, se non fosse che, ovviamente, essendo la prima puntata della quarta stagione, sentiamo per la prima volta l'opening che ci accompagnerà per tutti gli episodi successivi. Una opening molto, molto, molto particolare. Non saprei bene come altro definirla, perché secondo me ci sta sia come sonorità che come storyboard,
ma è molto molto strana. Me l'avessero fatta vedere senza dirmi guarda la nuova opening dell'Attacco dei Giganti, ma semplicemente dicendomi sentiti un po' questa opening di un anime. Secondo te di che anime è? Probabilmente sarei arrivato a dire l'Attacco dei Giganti solo grazie agli ultimissimi frame in cui viene fatto vedere il gigante di Eren. Tra l'altro viene sempre più zoomato con sotto il coro di bambini che urla Monster, Monster, Mostro. Mostro lo chiama Mostro. Ed è l'unico momento in cui veramente si vedono effettivamente dei giganti in tutto lo storyboard della sigla. Perché tutto lo storyboard della sigla è appunto focalizzato sulla guerra, sulla futilità, la ripetitività e lo sconforto e la vuotezza di significato della guerra. La canzone poi effettivamente è molto strana, va quasi in contrasto con le immagini che vediamo, perché abbiamo tutto sommato un ritmo abbastanza incalzante con dei coretti di bambini. Sono dei bambini che cantano sopra gli orrori e la ripetitività e tutto quello che abbiamo detto prima della guerra. Quasi a significare che da qua in poi probabilmente i giganti non saranno neanche più il grandissimo problema e il fulcro principale attorno a cui ruoterà l'opera. Parlando sempre della sigla, è curioso notare come spesso delle animazioni si ripetino, forse proprio a confermare il fatto che la guerra sia sempre la solita routine. Senza dimenticare poi come gli effetti degli spari siano tutti colorati, con colori molto accesi, molto chiari, quasi pastello o a tratti psichedelici, quasi a richiamare il contrasto che già avevamo prima con il coretto dei bambini e le immagini di sottofondo. Per cui, se proprio devo tirare le somme, io la sigla la promuovo. La promuovo perché ha anche questa sorta di costruzione tipo nenia, abbastanza inquietante, che non è spaventosa, ma comunque ti lascia un attimo lì, che dici, ma non credo sia una... Anche se ci sono i bambinetti che cantano, non mi sembra proprio una cosa positiva. Quindi devo dire che secondo me è stato centrato in pieno quello che si voleva centrare, l'obiettivo che ci si prefissava di ottenere con questa sigla, le sensazioni che si volevano trasmettere con questa opening. A tutti gli effetti, questa puntata con questa opening, e soprattutto anche questa opening a sé, fa capire che da qui in poi inizierà una seconda parte dell'Attacco dei Giganti completamente diversa da tutto quello che abbiamo visto prima. E ve lo confermo io che sono in pari con i capitoli giapponesi. Sarà una cosa molto diversa, ma comunque molto 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 bella. Io infatti sono curiosissimo di sapere tutte le vostre opinioni. Se siete persone che seguono solo l'anime, io vi prego di lasciare qui sotto dei commenti con le vostre opinioni, perché sono curiosissimo di come chi ha seguito solo il cartone animato ha recepito questo cambiamento, che può sembrare repentino e che di fatto lo è, pur rimanendo in tema comunque con l'opera, che è una cosa molto molto interessante. Vuol dire che tutto sommato forse lo storytelling funziona. Questo episodio traspone i capitoli 91 e 92 del volume 23 dell'Attacco dei Giganti. Come potete vedere anche dalla copertina, vedete tutti i nuovi personaggi, abbiamo il gigante di Gaillard, i ragazzi, insomma abbiamo davvero tutti quanti i personaggi che abbiamo visto in questo episodio. E il primo capitolo, il 91, si intitola proprio Al di là del mare. In sostanza è stato quasi tutto trasposto esattamente o quasi nei minimi dettagli. Ci sono state però delle differenze che in realtà sono state delle aggiunte che io francamente ho particolarmente gradito. La prima grande aggiunta è che cercano di fare un po' più il focus sulla guerra che si sta combattendo, ma dal lato umano, quindi ancora prima che arrivino i giganti. Quando per esempio ci sono quegli 800 soldati eldiani che stanno per essere mandati letteralmente al massacro, perché è l'unica soluzione che hanno per cercare di fermare il treno prima che Gabi ce la faccia col suo piano, c'è appunto tutta quella scena in cui il soldato di alto rango, non so fosse un sergente o qualcosa, sta spiegando agli eldiani, perché sono tutti eldiani, sono 800 eldiani, che stanno praticamente per andare a morire. E tu vedi proprio la tristezza, la morte nei loro occhi, c'è addirittura un soldato che bacia un medaglione probabilmente con dentro la sua famiglia. Insomma, sono scene molto molto pesanti da mettere dentro. È stato molto, secondo me, davvero tanto tanto pesante, ma ci voleva per far capire appunto la crudeltà e l'insensatezza della guerra. Tra l'altro poi sono stati aggiunti ovviamente dei filler, delle scene filler, nel senso che fanno vedere molto più della battaglia e veramente quando i soldati escono dalle trincee eccetera, io ho avuto subito il feeling di 1917, quindi questo non può che essere una cosa bellissima.
Inoltre, un'altra variazione è la battaglia di Reiner all'interno appunto del forte. Il secondo treno che vediamo, che poi Reiner riesce a scavallare dalle rotaie, lo usa come scudo e poi lo usa per falciare gli ultimi cannoni, in realtà non c'è. C'era solo un treno, che è quello che ha messo fuori uso Gabi. E poi Reiner avrebbe utilizzato appunto una torre per spazzare via gli ultimi cannoni antigiganti. Quindi quella è sostanzialmente una variazione. Tra l'altro, Reiner non perde un braccio durante, nel manga ovviamente, non perde un braccio per i colpi delle cannonate, semplicemente, gli viene letteralmente bucato. E questo comunque fa capire quanto siano potenti le armi d'artiglieria in mano ai soldati, dato che riescono come niente a perforare la corazza del corazzato. Cioè proprio come se fosse burro. In sostanza non credo di dover aggiungere ancora molto, la puntata secondo me è stata molto bella. Possiamo focalizzarci un attimo sul cambio di studio d'animazione rispetto a quello delle precedenti stagioni, quando abbiamo un altro studio MAPPA. E devo dire, ragazzi, che non mi ha deluso per niente, anzi, quasi lo preferisco. Adesso vi spiego perché. Innanzitutto le animazioni sono fatte molto bene, i disegni sono fatti molto bene, hanno giusto quella punta di grezzo in più che secondo me si adatta molto di più allo stile dell'intera opera e richiama a volte anche proprio il disegno del manga, di un fumetto, eccetera. Sembra più disegno piuttosto che cercare di essere completamente realistico, ecco. Inoltre la CGI in questo episodio è stata utilizzata davvero molto poco e quando era utilizzata era armonizzata con tutto quello che c'era attorno, quindi scordatevi le cagate come il gigante Rodrice o il gigante colossale, che erano iper dettagliati rispetto al resto, anche se comunque erano fatti abbastanza malino, e soprattutto si muovevano tipo a 60 frame al secondo, mentre tutto il resto veniva animato a 24, 25, 30, insomma comunque un frame molto molto più basso, facendo diventare l'effetto straniante ancora maggiore, mentre qui quando i giganti sono in computer grafica davvero li hanno fatti in modo che sembrino disegnati come se fossero appunto in 2D. Quindi davvero tanto di cappello allo studio MAPPA, che oltretutto utilizza anche una fotografia un po' più spenta, con colori un po' più cupi, proprio anche a simboleggiare il cambio di rotta e il fatto che siamo in una guerra vera. Un'altra cosa che ho apprezzato tanto è l'effetto, è una piccolezza, però io ve lo comunico, l'effetto di sangue quando un soldato viene penetrato da un proiettile. Non abbiamo solo lo schizzo di sangue, ma anche la nuvoletta, rossa, e che lo rende ancora forse più realistico come effetto, davvero. Quindi tanto apprezzato questo nuovo studio MAPPA, spero continuerà a fare un lavoro così al top. Bene ragazzi, direi che possiamo concludere qui questo primo video settimanale di approfondimento sulla quarta stagione dell'Attacco dei Giganti. Come già detto all'inizio, io sono contentissimo di aver ricominciato questo format, spero siate contenti anche voi, vi invito come già detto a commentare qui sotto con le vostre impressioni sulla puntata, se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, magari lasciate un bel mi piace a questo video se l'avete trovato interessante, non che ci fosse tanto da dire su questa puntata, è molto di presentazione, si spiega molto a sé, francamente forse l'unica cosa che lancia una puntina di mistero è proprio il finale, quell'uomo che compra il giornale, chissà chi è. Io credo di aver capito chi è ovviamente leggendo il manga, voi lo vedrete probabilmente in futuro, ma non ne sono certo perché non c'era una scena del genere nel manga, quindi se è stata un'aggiunta comunque io l'ho apprezzata. Vi ricordo anche di seguirmi su tutti i miei social, trovate i link qui sotto e sparpagliati qui da qualche parte, che rimandano al mio Facebook, al mio Instagram, al mio gruppo Telegram, al mio Twitch. Vi ricordo, come già detto all'inizio, che ogni martedì su Twitch faremo il Watch Together, il video party tramite Prime Video del nuovissimo episodio. E non dimenticatevi che streamo anche quasi tutti gli altri giorni, con dei gameplay, con dei just chatting, insomma, sono protagonista io, ma siete anche protagonisti voi su Twitch. Intanto mi cade il telefono e speriamo non si sia rotto, santi Dio. No, tutto a posto. Come ultima cosa vi chiedo ovviamente di non fare spoiler per chi non ha letto il manga, se fermiamoci sempre alla puntata di cui parleremo nell'analisi, quindi non parlate di avvenimenti che avvengono più avanti, a meno che di non mettere la dicitura spoiler andando a capo con un po' di puntini per nasconderlo alla vista di chi effettivamente non lo vuole leggere.
Ultima cosa, vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate dei link che portano a dei merchandise a tema Attacco dei Giganti reperibili su Amazon. Trovate i manga nelle varie edizioni, l'edizione regular, l'edizione colossal. Trovate anche tante altre cose, magari qualche action figure se è disponibile, non so, i Funko Pop, insomma... Sta cominciando ad arrivare davvero tanta roba dell'Attacco dei Giganti. Vi consiglio di dare un'occhiata, magari trovate qualcosa che vi piace. Vi ricordo che ovviamente io sono affiliato ad Amazon e quindi qualunque cosa comprerete da link qui sotto, Amazon mi verserà una piccola percentuale sul venduto che però non influirà minimamente sul prezzo che voi pagherete. Per voi quindi non cambierà niente, per me potrebbe essere un Twix in più al mese. Ecco. Che altro dire? Anche per oggi è tutto. Andiamo a ti ammazzo. Ciao a tutti.